Radio Iafue per la Terra. Ben ritrovati nuovamente insieme in questa nuova puntata di giovedì 15 dicembre. Come sempre siamo andando nei territori, tra le comunità, per capire che cos'è questa sovranità alimentare. Lo facciamo insieme ai protagonisti e questa sera io ringrazio per essere qui con noi Franco Zecchinato della rete Humus. Ciao Franco, noi siamo stati insieme altre volte, e Gianni Fabris, che è portavoce di Salviamo le Bufale. Ciao Gianni, ben trovato. Siamo insieme a Franco, che ovviamente a cui chiederei anche di diciamo farci un piccolo riassunto su che cos'è Rete Humus, per parlare di un'iniziativa che li vede protagonisti. Però prima di parlare di questa iniziativa, chiederei proprio a Franco di capire che cos'è questa Rete Humus, che cosa fa, da quanto tempo siete insieme, e soprattutto dove ci troviamo. Bene, ciao a tutti, grazie dell'opportunità e bravi. Allora, Rete Humus è un'iniziativa che abbiamo preso ormai 3-4 anni fa, le origini forse di più, in un gruppetto di cooperative storiche del biologico italiano. Eravamo a chiacchierare alla Terra e Cielo di Arcedi, alle Marche, piuttosto che in Calabria, ad ABC, piuttosto che in Puglia, al Bari, si analizzava quello che poi si poteva facilmente prevedere che sarebbe successo. Il biologico, da opzione dello sviluppo dell'agricoltura contadina come l'abbiamo vissuta noi, la mia generazione, chi ha fondato, insomma, negli anni 80 il movimento che si è mosso per tutti questi anni in maniera direi abbastanza, insomma, significativa. Ricordiamo gli anni di Ayab, ma non siamo stati secondi a nessuno. Ora, quell'agricoltura biologica, in qualche modo, basta vedere il dato della grande distribuzione che vende biologico, è superato il 50% delle vendite, così come stimate ormai da qualche anno, e quel prodotto che poi si trova sui banchi della grande distribuzione è biologico, probabilmente legato ai disciplinari di produzione pubblici, che sono obbligatori. Ma dal punto di vista contadino, dal punto di vista della valutazione della fertilità della terra, dello sviluppo rurale, delle relazioni sociali, quindi anche della responsabilità sociale che ha un contadino rispetto al lavoro, rispetto al paesaggio, rispetto alla biodiversità, le norme pubbliche obbligatorie non se ne occupano. Tanto più se poi alla fine si passa a un prodotto che assomiglia sempre di più al convenzionale dal punto di vista morfologico, dal punto di vista purtroppo anche dei prezzi. Oppure l'unica differenza che poi il cittadino che va in un supermercato avverte tra biologico o non biologico è un po' di prezzo, ma neanche tanto. Per cui questo tipo di situazione, a noi che avevamo investito culturalmente prima che economicamente su questa cosa, in genere sotto forma di cooperative, di gruppi, insomma, associati, insomma, questa cosa cominciava a preoccupare molto. Quindi abbiamo cominciato a ragionare di come riprendere in mano gli aspetti fondanti che sono la fertilità della terra, quindi l'humus sostanzialmente. E da questo parte un percorso abbastanza lungo, articolato, non sempre, come dire, trionfale, anzi, e in cui si è proprio preso letteralmente in mano la terra. Abbiamo fatto centinaia di analisi del terreno sul piano, non solo, come dire, anzi poco multiresiduale chimico, ma molto di più sul tema delle componenti del terreno, dal punto di vista della fertilità, la capacità, la vitalità, la presenza di vita all'interno di quei terreni. L'Università Federico II di Napoli ci ha offerto l'opportunità di fare tutto questo monte di analisi raccolte su oltre un centinaio di esperienze agricole legate a noi cooperative aderenti a Rete Humus, e da questo si comincia ad allargarsi un po', a ragionare con la nuova Cilento, a ragionare con Rete Bio tra l'Emilia e il Veneto. Io rappresento la cooperativa del Tamiso, che
è una cooperativa agricola che ha una consistente attività distributiva a partire dal Veneto, da Padova, da dove parlo, e quindi questa cosa ha cominciato a montare, ha cominciato anche a trovare in giro per l'Italia piccole comunità, quella di Bologna, di cui parleremo fra un po', sabato prossimo, parte da un'associazione che gestisce degli orti urbani, sostanzialmente, e che fa agricoltura più che urbana, e quindi è quel cittadino, quel coproduttore di cui parla Petrini ogni tanto, eccetera, che si comincia a occupare della terra in maniera responsabile, occupandosi dell'ambiente e della sua salute. Quindi, in definitiva, per non tenervi troppo al telefono, in definitiva, noi stiamo cercando... Ti piace sentire, esplorare questo mondo, no? Perché sì, noi stiamo cercando di recuperare, rimettere... No, stiamo cercando, credo che ci stiamo anche riuscendo, anche se l'alfabeto, il dialetto, cioè il dialetto, il linguaggio che noi usiamo non è quello delle organizzazioni di categoria, non è quello di neanche di Federbio, tutto sommato, non è tanto di Assobio, è poco anche di AIAB ormai, cioè queste associazioni che ormai occupano uno spazio definito a tutela di una serie di interessi legittimi, per carità, che però sui temi che noi stiamo rimettendo in pista, cioè e alla terra, la fertilità, le relazioni tra le persone attraverso il cibo e attraverso la terra e la rivalutazione del lavoro contadino, della sapienza, la cultura e la responsabilità che ha l'agricoltore rispetto alla società, non solo verso la terra, ma rispetto alla società, credo che siano temi che oggi vadano messi alla ribalta, insomma, in qualche modo, vadano ripresi in mano. Lo facciamo in parte nel nostro interesse di agricoltori che cercano di essere utili alla comunità e non soltanto di portare a casa la pagnotta, anche questo per carità, anche se in questi anni non è facile portare a casa la pagnotta per nessuno, tantomeno per gli agricoltori, però ci si prova e devo dire che qualche soddisfazione ce la stiamo togliendo. Ormai abbiamo anche inaugurato, per la prima volta lo useremo sabato a Bologna, una specie di marchio, un logo che ci rappresenterà le produzioni e le aziende che aderiscono, che, come dire, sono state visitate, sono state viste da occhi molteplici dei cittadini, dei tecnici, di altri agricoltori e che rispondono in maniera positiva agli standard che noi abbiamo in qualche modo definito rispetto a questi 5 punti cardinali che sono la responsabilità sociale, la biodiversità, la fertilità, la qualità del cibo, 4, non ho dimenticato uno, non vi preoccupate, tanto il tema non cambia. Senti Franco, ti voglio fare una domanda, anche se non c'entra un po' con il discorso che faremo stasera, anche perché illustreremo il forum e quindi quello che avverrà a Bologna. Però non pensi che dovrebbero il fatto di avere certificazione, cioè l'altra sera ho incontrato un'azienda, l'abbiamo portata in radio, lei fa biologico, nel senso che produce, come hai detto tu, con metodi consapevoli, adotta tutte le attenzioni, a maggior modo lei lavora con le api e quindi immagina, cioè il biologico, insomma, non si può, forse anche perché le api vanno poi sul, è difficile anche dire che... Non si possono confinare. Appunto, quello che ti vorrei chiedere, a volte un'azienda non è biologica per i costi, perché tutta una serie di certificazioni costano, no? Non sarebbe il caso che si aggiungessero, non lo so, dei costi più accessibili per permettere a chi fa delle produzioni consapevoli, quindi adotta determinate cose, quindi va verso il biologico, produrre in biologico? Cioè a volte non è una penalizzazione. Sì, posso lasciare la parola a Gianni qualche minuto, che faccio una rovina velocissima e arrivo, metto giù e basta, appoggio il telefono e comunque la risposta ce l'ho pronta fra un attimo. Ok, grazie. Allora aspettiamo questa risposta. Gianni, io do la parola a te perché so che tu sarai a Bologna con Franco e quindi non so se adesso possiamo parlare del perché tu sarai a Bologna. Sì, io sarò a Bologna per presentare alle reti nazionali, alle reti biologico con cui peraltro abbiamo
una lunga consuetudine di relazione con Rete Humus. Ci siamo incrociati tantissime volte, abbiamo condotto tantissime iniziative. La proposta, consegnerò un documento, la proposta, che viene da Altra Agricoltura, di fare un passo in avanti rispetto alla necessità di affrontare insieme i grandi problemi che ci sono e i rischi che ci sono anche per il mondo del biologico. Però questo magari ne parliamo fra qualche minuto di nuovo insieme a Sì, Franco. Vorrei certo. interloquire con lui su questo, su questo. Ti voglio dire, rispetto alla domanda che hai fatto, naturalmente ascolteremo la risposta di Franco Zecchinato. Posso garantirti che il Tamiso è una grande realtà anche imprenditoriale, ha una struttura imprenditoriale assolutamente significativa. Hanno centinaia di dipendenti, lavorano, hanno, come dire, un volume d'affari significativo facendo le cose di cui parlava prima Franco, quindi non semplicemente producendo a prescindere, ma costruendo un percorso di impresa dentro una scelta di campo chiara, che è quella di fare davvero gli agricoltori. Perché il punto Katia oggi è soprattutto questo, è quello di tornare a una dimensione dell'impresa agricola in cui l'agricoltore o l'agricoltrice possa tornare a determinare le scelte fondamentali di cosa produrre, come produrre e per chi produrre. Noi abbiamo un modello invece che si è costruito nel tempo dell'impresa agricola, in cui l'agricoltore è sempre più espropriato la capacità di decidere le cose e quindi non interviene. C'è un'agricoltura assolutamente in cui l'impresa agricola interviene in qualche segmento dell'iniziativa, mette in campo solo quelle cose lì e così via. In realtà quel modello dell'impresa assomiglia sempre meno alla storia della nostra agricoltura, è sempre più un lavoratore eterodiretto, no? Che non determina i semi, le scelte, cosa produrre, con quali modalità, si limita a mettere in campo quello che il soggetto cui fornirà il prodotto perché ha un contratto per mille altri motivi precedentemente, gli dirà che deve fare. Il modello invece che intorno a cui esperienze come quella del Tamiso, che sono avanzatissime in Italia sul piano dell'impresa, che hanno saputo coniugare la scelta di fare impresa con la scelta di cosa, come produci e come lo fai, è una scelta fondamentale che discrimina di per sé diciamo, la qualità del loro. Persino oltre la vicenda della certificazione del biologico, fanno gli agricoltori, non fanno Certo. i fornitori di materie prime sulla base della domanda fanno gli agricoltori. Insomma, questo mi sembra il punto fondamentale di quell'esperienza. Era solo un'osservazione per dare tempo a voi, a Franco, di ritornare in palla e rispondere lui. Sono qua, Sì, eccoti qua. vai Franco, allora ci allora, aspettavamo la tua risposta. in parte Gianni mi ha anticipato. La certificazione, per come la conosciamo, quella pubblica, quella è sempre più un balzello burocratico, necessario, obbligatorio, se uno deve lavorare su una filiera che non sia cortissima, cioè produttore-consumatore è tenuto ad avere la certificazione, se no non può vendere in quel tipo di mercato, deve vendere in altri mercati. Per cui io credo che oggi ci siano sul fronte, come dire, pubblico e delle norme, ci sono delle pressioni che vanno avanti sulla certificazione di gruppo, sulla semplificazione, che stentano tantissimo a passare, perché intanto si è creato un sistema notevolmente complesso di soggetti che vivono su questa cosa, perché lo ricordo, in Italia e non in tutta Europa la certificazione la paga il controllato. È una scelta che ha fatto il governo e le regioni ormai 20-30 anni fa, quanti sono, insomma, quello è stata la scelta originaria. Poi
tra l'altro discutibile, perché mi pare che in Danimarca la certificazione la paga l'ente pubblico, la fa, è un servizio che viene erogato dall'ente locale. Noi, io vengo da un'esperienza degli anni 80 in cui già si chiamava cos'è biologico, le prime norme italiane di agricoltura biologica le abbiamo costruite con un confronto che si è mosso per un paio d'anni a livello nazionale, ma sostanzialmente la certificazione era un processo che coinvolgeva le parti sociali e non era certificazione, la verifica, come dire, il riconoscimento di un soggetto rispetto a alcuni standard che erano un patto tra le componenti sociali di chi consuma e di chi produce. Io da giovane, insomma, ho stato uno dei primi tecnici di campo italiani in Veneto, in cui avevamo questi standard definiti da questo lungo percorso di confronto in cui hanno partecipato moltissime associazioni dell'epoca, l'associazione biodinamica, l'Amterra Nuova, insomma tutta una serie di soggetti che erano molto vivi, Suolo e Salute, BioResearch, insomma negli anni, alla fine degli anni 70, anni 80, e in cui si andava nel casa per casa, si incontrava chi si dichiarava di poter applicare quegli standard, che erano prevalentemente standard di carattere etico più che tecnico, anzi l'etica superava di molto la tecnica, oggi sono soltanto tecnici, tanto per dire. Da lì usciva un piccolo resoconto che facevo io, poi questo passava a una commissione regionale fatta delle componenti sociali, che valutava l'ingresso di questa attività nel nostro circuito. Tutto sommato oggi l'esperienza che c'è a Bologna di campi aperti, di quei numerosi mercatini gestiti dall'associazione Campi Aperti al pomeriggio nei quartieri di Bologna, un produttore per poter, sono tutti piccolissimi produttori, ma per poter entrare all'interno del mercatino deve esserci l'esigenza del suo prodotto e viene, non è obbligatorio che sia certificato, ma in qualche modo si sottopone a questo percorso di conoscenza rivolta all'espressione dell'aspetto associativo fatto tra chi consuma e chi propone il prodotto. Quindi una certificazione che si chiama oggi partecipata, che è un'esperienza che va avanti in maniera anche abbastanza importante in tutta Europa, in particolare in alcuni paesi come la Francia, in cui è stata codificata, cioè è un qualcosa che non riguarda più la burocrazia e l'obbligatorietà, riguarda il riconoscimento di un soggetto che dice: vorrei entrare anch'io, vorrei vivere e lavorare con voi, vediamo se ci sono le basi per lavorare con voi. Quindi se uno vende direttamente e soltanto è quella la sua attività, io credo che la certificazione, non, tutto sommato, certo, quella pubblica non serve, cioè una roba in più. Se c'è un rapporto fiduciario col territorio, uno lavora e dopo, chiaro che non dovrebbe usare la parola biologico, perché questa è definita e tutelata per legge, ma sono cose, insomma, che non sono determinanti. Quindi, bene, ripeto, sulla certificazione io ci ho lavorato per tanti anni, anche perché poi l'AIAB, la grande associazione italiana per l'agricoltura biologica, che io ho rappresentato a livello nazionale da presidente federale dal 90 al 99, erano gli anni in cui abbiamo scelto di diventare anche organismo di certificazione con l'avvento del regolamento comunitario nei primi anni 90, ma noi lo si viveva come servizio agli associati, non come lavoro prettamente tecnico burocratico come è oggi, insomma. Infatti poi l'AIAB ha cessato quell'attività, quindi credo che il balzello, tra l'altro il balzello della certificazione ha il difetto di gran parte dei balzelli nazionali italiani, che in realtà c'è la quota minima che fa sì che chi paga di più è sempre il piccolo poi alla fine. Bene, senti Franco, parliamo invece di quello che avverrà il 17. So che voi sarete a questo forum per l'agricoltura biologica rigenerativa e responsabile, quindi che cosa avverrà proprio a Bologna? Ah sì, allora intanto il posto è particolare, è quell'area che sta Viazzo Gardino, quella che sta verso la Bolognina, insomma vicino al porto di Bologna, vicino a via Rivareno, il mercato ritrovato Viazzo Gardino 65, e dove c'è la Cineteca di Bologna e un auditorium.
e una serie di servizi che sono, fanno sì che quell'area sia molto vivace, molto frequentata dai cittadini che vivono in quel quartiere. E dalla mattinata sarà la curiosità che vogliamo innescare, si chiama crudi terre, cioè assaggiamo la terra sostanzialmente. Quindi la riconosciamo, la sua vitalità la riconosciamo alla vista, al tatto, all'odorato, ma anche al gusto. E qui qualcuno, Lucio Cavazzoni in particolare, ma altri, si sono preoccupati di scavare su alcuni ricordi del lontanissimo passato in cui qualcuno mandava i ragazzini ad assaggiare le crosticine di terra che si formano con le prime gelate sulla terra, no? Con l'umidità dell'aria. E quindi riuscire ad assaggiare, percepire anche al gusto la diversità tra diversi campioni di terreno è un qualcosa che è assolutamente interessante e anche che va un po' controcorrente rispetto ai nostri principi della sanità, di tutte queste belle cose. Ecco, tra l'altro, il riconoscimento e l'assaggio, se non vogliamo esagerare, ma insomma, questo assaggio della terra è di cinque diverse aziende agricole e biologiche nel distretto biologico dell'Appennino bolognese, in cui si sta lavorando per costruire, appunto, dare vita a questo biodistretto nell'Appennino bolognese. Conduttore di questa curiosità sarà Patrizio Roversi, che è abbastanza conosciuto, insomma, come conduttore, come rappresentatore, come non so come definirlo. Lo conoscono in molti, che è bolognese, ovviamente anche lui, ma è uno che è appassionato di queste cose, che si è reso disponibile ad animare questa cosa, questo riconoscimento della terra sulla base del suo aspetto, del suo gusto e vabbè, questo è l'aspetto, come dire, il richiamo. Dopodiché avremo un forum dove ci confronteremo tra una serie di relatori su quello che potrebbe essere delle ulteriori risposte più articolate ai temi di cui stiamo parlando questa sera, insomma, qual è lo sviluppo, qual è la maniera per, qual è il modello sul quale noi vogliamo sviluppare l'agricoltura vicino alle città e in relazione con le città, con i mercati, intesi come commercianti all'ingrosso, con le persone, con le relazioni locali, con modelli che si articolano su un territorio e in quel territorio si realizzano la produzione, il consumo e le relazioni e l'evoluzione di questo rapporto, o pensiamo che bisogna fare le contrattazioni collettive sul prezzo minimo, bla 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 bla, cosa che insomma, tanti hanno fatto, che non ci hanno aiutato tantissimo, ma forse servono anche queste cose, però noi insomma, ci poniamo l'obiettivo di animare la comunità attraverso i nostri valori, i valori del cibo e della terra. Quindi la giornata si svilupperà con questo tipo di contenuti, dopodiché nel pomeriggio anche ci sarà un qualcosa di più serio, agroecologia e sostenibilità, portiamo in campagna la città, nuove relazioni fra agricoltori e cittadini, quello che vi sto sostanzialmente dicendo. Non credo che ci saranno temi sconvolgenti. Credo che però avremo una partecipazione da quello che so, insomma, che mi dicono, di persone di diversissima estrazione. Posso citare alcune sigle che forse sono conosciute. Parteciperà all'Emporio di Comunità Camilla, che è una bella esperienza bolognese, che in qualche modo ha ripercorso il modello Food Cop americano di un noto film che ha girato fino a qualche anno fa, e quindi in cui i cittadini gestiscono l'emporio, il loro negozio, con il lavoro volontario definito e obbligatorio e una discussione piuttosto pesante sulle scelte, i contenuti, i valori e gli obiettivi. Ne cito uno, ma abbiamo anche l'Università di Bologna, avremo anche l'assessore all'agricoltura di Bologna, perché il Comune di Bologna ha un assessorato all'agricoltura, non sembrerebbe, ma insomma ce l'ha, ha una delega all'agricoltura. E anche del territorio agricolo intorno a Bologna. Ricordo, per esempio, io non sono bolognese, quindi la conosco da straniero, ma credo la più grande esperienza di comunità di sostegno all'agricoltura, il CSA Arvaia, è una grossa cooperativa di cittadini che gestisce un'azienda agricola di circa 40 ettari,
dall'altra parte del Reno, che è di proprietà del Comune di Bologna. E quindi anche lì un'altra esperienza innovativa che guarda avanti rispetto a ciò che potrebbe essere l'agricoltura legata alla città, ai cittadini. Che vi posso dire ancora? Porteremo ovviamente dei prodotti da tutta Italia, perché avremo gente che arriva dalla Calabria, dalla Puglia, dalle Marche, dalla Basilicata, dall'Emilia, dal Veneto, eccetera. Porteremo una campionatura di prodotti delle aziende che hanno già l'accreditamento Rete Humus, quindi dei prodotti ovviamente che abbiano una specifica anche regionale, che siano fortemente connotati rispetto a un territorio. Voi potete immaginare, noi porteremo il vino veneto, porteremo il radicchio trevigiano, radicchio variegato trevigiano, insomma porteremo quelle cose che identificano la nostra agricoltura e quella in cui quell'agricoltura che fanno i contadini, insomma non è agricoltura, insomma, non porteremo il prosecco del consorzio del prosecco di Treviso, insomma porteremo altre cose. Bene. Poi devo dire anche che una delle cose che poi finisco, che sto pensando che come Tamiso porteremo il pane. Benissimo. Perché quest'anno abbiamo appena preso in gestione un forno a legna e stiamo lavorando con la farina di popolazioni evolutive seminate dei nostri soci e stiamo producendo un pane che per noi è un nuovo percorso, insomma, ecco, lo porteremo lì ad assaggiare. Sarà curiosa il giardino Forbito, perché loro stanno creando pure un progetto legato al pane, oppure il biodistretto delle Mulge Gianni. Sono tutti progetti che magari tra di loro potrebbero parlare per poter no, poi scambiare non solo progettazione ma anche alla fine idee, insomma far veicolare tutto questo. Senti Gianni, ma tu che ci fai a Bologna? Noi l'abbiamo già, tu l'hai già accennato, no, prima. E soprattutto che cosa porterai? Di cui non vediamo l'ora di assaggiare. Vedi? Io porterò le mozzarelle di bufala fatte dagli allevatori, dai casari e dagli allevatori la mattina, e da quel movimento di allevatori, peraltro, che come sa bene Franco e come sanno in molti, è in lotta da tempo per la sopravvivenza delle aziende nel territorio. Porterò il vino a sprigno della cantina della cooperativa che a Casal di Principe lavora sulle terre confiscate alla Camorra e che ormai è diventata una realtà straordinaria dal punto di vista anche della integrazione di soggetti sociali svantaggiati a diverso livello, producendo un vino straordinario. Soprattutto Katia porterò molta curiosità per capire, per incontrare più da dentro un mondo che io conosco bene nelle singole, ognuno di loro, ma la stessa la realtà di Arbaia, la realtà di Campi Aperti, noi l'abbiamo incrociata tantissime volte, l'abbiamo incrociata come radio, come Altra Agricoltura, come Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare. Andrò ad ascoltare, ma andrò anche a portare una proposta. Andrò a portare una proposta che è la proposta provare a costruire nel prossimo periodo, nella prossima fase, un percorso che anche dal punto di vista delle esperienze straordinarie come quelle di cui Franco ha parlato adesso, possa contribuire alla costruzione di una nuova soggettività nelle campagne italiane e nelle città. Fra l'altro lo faremo dopodomani, Franco, ci ragioneremo su questo. Franco nel suo ragionamento ha molto... I problemi davanti, Katia, sono tanti. Franco nel suo ragionamento ha parlato del rapporto fra i campi e le città. Diciamo che ti faccio due osservazioni, Franco, non voglio aprire il dibattito, non abbiamo il tempo, ma lo faremo nel prossimi giorni. Immagina declinare una cosa del genere in un posto come la Basilicata.
che è una regione enorme e che ha 550.000 abitanti, dove le città non esistono e dove ci sono sempre più le campagne che si spopolano e si svuotano. Per cui, diciamo, i problemi davanti a noi sono tanti, i problemi e anche la ca nostra capacità di articolare le proposte devono essere diversificate, devono, più che celebrare il modello, noi abbiamo bisogno di incrementare la voglia, credo, di chi torna o chi sta sulla terra di tornare, come dicevo, provavo a dire prima, a fare davvero l'agricoltore, nel senso di non semplicemente il prestatore d'opera e il lavoratore eterodiretto, in condizioni molto diverse. Porteremo la proposta diciamo, sottoporremo la proposta in uno spazio dopo. Franco ci aspetta abbiamo concordato con Maurizio un aperitivo, per chi vorrà un attimo raccogliere il documento che vi porteremo intorno all'appello di partecipare della costruzione di questa nuova soggettività organizzata nelle campagne italiane che faccia dell'agroecologia e della sovranità alimentare l'elemento non solo di propaganda o identitario, ma di ricostruzione del progetto per l'agricoltura di cui in realtà abbiamo bisogno. Lo faremo, io sarò lì per questo, molto per ascoltare, per capire questa dinamica, per accoglierla e poi per prepararmi al giorno dopo, Katia, perché poi da Bologna io andrò in Valtellina, con una tappa a Milano con una serie di incontri in Valtellina a incontrare gli agricoltori di quel territorio in una sala comunale, di un comune della provincia di Sondrio, in cui ragioneremo con loro esattamente di come si fa a, diciamo, delle ipotesi di partecipare di questo processo di costruzione del nuovo soggetto organizzato intorno alla sovranità alimentare e l'agroecologia. Questo è un po' quello che farò. Poi avrò il piacere di abbracciare tanti amici e gente con cui condividiamo tante cose in tante occasioni. Bene, noi il tempo è finito, anzi abbiamo anche un pochino sforato, ma è sempre un piacere. Franco, che dire? Insomma, io spero che questo assaggio e questa contaminazione fra i vari territori sia una bella cosa, ma lo sarà sicuramente, e soprattutto ci siano spunti nuovi, no? Per poter portare avanti queste riflessioni di cui voi, insomma, ci avete un po' fatto assaggiare qualcosina. E noi invece salutiamo tutti coloro che ci ascoltano, li ringraziamo come sempre e ci vediamo domani sera per una nuova puntata. Grazie Katia, ancora, dimmi. perdonami, prima che chiudiamo, una battuta, me la consentirai, perdonami questa intrusione a gamba tesa a Franco. Franco, va bene, allora Lucio ci propone questo approccio di sapori della terra, diciamo, a scanso di equivoci, io mi porto le mozzarelle e tu ti porti il radicchio. Io non lo so come spiccia questa assaggio. Sempre meglio Allora, avere un no, paracadute. ascolta, posso salutare anch'io con una battuta, nel senso che io credo che spero che nel giro di un paio d'anni non sarò più presidente della cooperativa Tamiso, vorrei fare anche altre cose, però il mio sogno è che quella piattaforma che abbiamo, che sta funzionando, che muove quasi 11 milioni di valore di merci, progressivamente sia una piattaforma che muove solo prodotti che rispondono a certi criteri, che siano, in modo che quelle produzioni infinite di una delle regioni più belle d'Italia, che io amo moltissimo, che è proprio la Basilicata, trovino la capacità di piattaforme locali dove potersi appoggiare. Credo che questo debba essere un'idea. Non ci sono tanti Tamiso in giro, lo so, però dovremmo lavorare per avere delle piattaforme controllate in qualche modo da noi produttori e che abbiano questo obiettivo di sviluppare, di riequilibrare in qualche modo le necessità che i territori per forza di cose esprimono. In Basilicata lo hai detto bene tu, che la tua terra la conosci meglio di me, per cui, però è così, lo so, io la vivo anche molto serenamente quando ci vado, che mi piace, posto che ancora merita di essere visto, insomma. Grazie.
Buona serata. Parliamo alla A prestissima, presto. ne parliamo, Ci ne vediamo parliamo sabato, Gianni. all'aperitivo, ne parliamo sabato. Ciao Franco. Senz'altro. Buona serata, grazie ancora. Bene. Ciao. Ciao, buona serata a tutti. Radio Iafue per la Terra.